Niente, oggi è proprio una live incredibile perché già partiamo con i primi problemi e chissà come andremo avanti. Buonasera a tutti, buonasera a NetAndi, buonasera a Shulker, come state? Spero tutto bene. Allora, mi dispiace Shulker eh, per il messaggio, io l'ho letto adesso appena ho mandato la intro. Eh, nonostante è una friend, semi-friendzone, diciamo così, però almeno non viviamo con il rimorso. Però adesso l'importante è che non si sia rovinata l'amicizia e che ancora abbiate quel rapporto che avevate prima di quest'oggi. Tutto qua. L'importante è quello. L'importante è quello e... e via. Allora perfetto. Cioè, oh, almeno ci hai provato, non, hai vissuto nel cioè, non vivrai nel rimorso. E via Ok Ok Vabbù Vabbù Allora eh, Ne approfitto un attimo Buonasera Trapper Come oggi è l'ultimo giorno no. Allora Se la devi smettere di quest questo meme Perché non mi piace Anzi mi fa congelare i polsi Ogni volta che lo scrivi Oh Partiamo da questo presupposto da eh, sentiamo, ormai sono ormai più persone. Dai, sentiamo. Allora, io regà visto cioè abbiamo tre giochi interamente su Steam, in questo giro, niente ICO e niente game, -jold, game Jolt. Ma a parte gli scherzi, eh, che vabbè, lo scherzo mio è quello che ormai si ripete. Anche se oggi non ho detto che è l'ultima live, l'ultima live sarà ad agosto, cioè sia ad agosto, a luglio. E poi mi prendono una bella vacanza. Qualcosa per noi? Allora, eh, c'è più una roba che se tutto va bene... Buonasera, Salice! Eh, sarà più una roba individuale. Perché appunto sarà... Eh, appunto... Non voglio entrare più nel dettaglio. però se ce la faccio sarà un'esperienza. sarà un'esperienza. e. che appunto. Uh, sto sviluppando. però. non sarà una cosa multiplayer. partiamo da questo presupposto. quindi. via tutto. allora. buonasera salice. scusami, devo finire. Uh, ma chiudi il canale? I don't know. Allora, io direi diamoci un altro giorno di benevolenza. Diciamo così. No, non chiudiamo il canale. È un meme. E questo meme deve vivere con la chat. Quindi le persone che non seguono il canale, quindi principalmente TikTok, che commenteranno quel, quel TikTok, devono vivere nel fatto che a lui io chiudo il canale. Questo, oggi, oggi è l'ultimo giorno in cui potete salvarvi dal meme Altrimenti è finita Cioè da domani ragazzi Tutti quelli nella chat vivranno il meme co Compreso me Quindi occhio Occhio, occhio A parte che io sono un burlone Quando si tratta di queste cose Spoilerone eh... Allora Volevo non farlo spoilerone Però Se ce la faccio Potrebbe esserci un uh, atto 1, adesso vediamo, perché potrebbe essere ridimensionato, robe così. Uh, di Super Daffino RPG. Non posso fare vedere nulla, però posso essere contento che attualmente ha una trama. C'è una trama e incontreremo non tutti, ahimè, perché bisognerà vedere se piace, caso mai ci sarà un sequel, vedremo. Uh, eh, appunto uh, ha una trama e ci saranno vari eventi che però non saranno uguali a quelli che abbiamo vissuto in live saranno un po' più così esaltati ma mi hai detto che non sapevi che era a me non ho, non ho capito ne tanti cos'è cos questo messaggio comunque ragazzi fra poco partiamo con uh, con indie horror. Questo giro, oh, potrei, posso dire una roba, questo giro potenzialmente potrebbe essere una puntata top. Buonasera, Crivetto, come va? Spero tutto bene. Questa sera potrebbe essere una puntata top a livello, top, a livello di horror. Buonasera, Fred, come sta? Come state? Spero tutto bene. Oggi ci ha trollato, eh. Uh, allora, ci hai trollato, bravi, bravi, però io adesso chiedo un aiuto a voi ragazzi, chiedo un aiuto a voi ragazzi, dovete rimanere in questo meme che a luglio il canale chiude, da qui fino a luglio, dopo li siete liberi, però qualsiasi persona che scriverà qua in chat da domani in poi, uh, robe così, dovete informarla che a luglio chiudiamo il canale. Cioè, non ci sarà un village 3.0? Allora, attualmente nei piani non c'è nessun server uh, in cantiere. Sì, abbiamo comprato un land, io co cosa ho detto in passato? Che sicuramente in futuro ci potrà essere un server nuovo. Però tanto prima di tutto il server 1 deve essere pronto. 2, perché non voglio rilasciare i land così a caso. I land devono essere già inclusi in caso, e vabbè. Due, io quest'anno voglio che sia un anno sabbatico perché due anni di fila a gestire un server ho avuto sempre lo stesso finale, cioè partire di testa. Quindi, ahimè, eh, ahimè, quest'anno non ci sarà quest'estate un server. Quindi, cillatevela, andate in altri server perché nel mio, il mio non ci sarà. Server di Minecraft, Fred. Noi principalmente per due estate di seguito abbiamo aperto due server differenti. Ho visto che mi hanno scritto su Discord. Io hai inso stronzo. Ma oggi ne sono gozzato di sushi, a manetta. E poi mi sono buttato nel letto perché era, ero tutto distrutto. sburi tu? No, no, non sburro su nessuno. E vabbè quello che voglio dire appunto quest'estate scordatevi proprio da, proprio dalla vostra storia eh, dal vostro cranio dal, dalla vostra, dal, dal, dal vostro cervello che ci sarà un server 3 non lo chiamo village 3.0 perché posso dire una roba in un certo senso un po' basta la survival cioè, in realtà vorrei trovare un compromesso Partiamo da questo presupposto. Vorrei trovare un compromesso per i due tre tipi di player che Junima e Village avevano. Quindi. Vedremo. DAF, ma pirati come il pirata? A parte che. Allora, sicuro la prima volta ha detto touché, la seconda volta ha detto quella persona. Il problema è che i pirati lo dobbiamo finire. Eh? Prima o poi andremo avanti su quel gioco. Sappiatelo. Cioè, l'avete bramato per un anno e devo farci solo una live. Che fecmo? Adesso lo finiamo. Allora. Andiamo nel primo horror della serata. Allora, oggi non sarà Containment Breach e, ahimè, lo so che è tipo da tempo che dico, dai, dai, facciamolo. Bla, bla, bla. Eh, dobbiamo prepararlo, però, questo Containment Breach online che sarà sempre in live questo sarà scp descent dovrebbe prendere eh, in particolare scp87 le scale tipo oggi vediamo tu non me la racconti giusta comunque in che senso ne tanti sentiamo un po spiegami co cosa non ti convince che io cerco di capire perché c'è cioè, ti ho spiegato tutti i miei piani. Io ripeto: se voi aspettate il server quest'estate, non è come l'anno scorso con, con Giuniva, ah, non, non c'è nessun server. Poi esce il server. No, quest'anno basta server. Buona Pasqua, anche a lei in ritardo, Fred. Non so se si è abbonato perché vedo la notifica. Grazie mille, gentilissimo. Guarda, eh, se non parte l'allert. Esci, rientra della live perché è Twitch che ti deve mandare tipo un'opzione un per ricondividere la, la, la sub. Però gentilissimo. Grazie mille per il rinnovo. Gentilissimo. L'anno scorso. Mm, sì, sì, niente server, basta. Eh? Mi gusta pacca Perché poi comunque l'anno scorso ci cioè avete lavorato tipo durante aprile e marzo. Ok, io adesso però voglio essere sincero. Io non sto lavorando a niente. Cioè, se sto lavorando è al gioco mobile. E a Super Daffino RPG. Questi sono gli unici due progetti che sto lavorando quindi non c'è spazio per un server. Non si sa cos'è. Sto cazzo. A pallina. Però va bene, fatemi apri aprire SCP: Descent. Buonasera, Giuseppe, come va? Buon Natale, buon Natale in anticipo. Trapper dopo, non so se lui te vivi, non si sa dove. Intanto mi sta allargando la webcam, quindi partiamo molto bene. Bene, bene, Giuseppe. Oggi serata horror. Ah, così. Me lo, lo catturano il gioco? Un per perderti tempo. No, no, no. Un video uvidio un Grazie mille Fred per la sub Gentilissimo So che non vedete nulla Adesso vi paccio tutto Vi paccio tutto non, non si può pacciare Aiuto Ma perché non lo cattura? Facciamo una finestra specifica a sto punto Ok Ci siamo un Duffman Talk in che senso? allora attualmente l'unica serie uh, dove si dove è proprio iniziamo proprio in just chatting è quella con Frank che di base è lunedì il problema è che questo è un lunedì particolare Pasquetta e quindi non si è fatto, sicuramente si farà la prossima settimana perché ci stiamo sentendo costantemente con Frank e vogliamo fare abbastanza tante puntate però sarà in compagnia di Frank. Posso? Cos'era questo rumore? No, non funziona. Ah, siamo tipo in una scuola. Ma io posso aprire qui? No. Oh ragazzi, com'è andata Pasquetta? Cosa mi avete combinato? Qua, qua, Cracks. Oh. Uh, Starwell Access. Scusate, che io. Noi siamo iniziati questo A me mi piace. Sti dettagli con, che dicono. Scono scritto lì. Fai questo. Oh, va. Ma questi no, ragazzi, ma qui ti arrestano. La cosa. Body rock Trevor Williams. Ma chi è? Ma chi è? Vabbè. Allora, volevamo farli proprio. Madonna, quante. No, devo abbassare l'audio perché sennò. Non, s... non solo sveglio mia madre, ma sveglio tutto il palazzo. Eh, volevamo stabilire all'inizio dei temi su questi talks. E Il problema è che probabilmente è già la seconda puntata, perché la prima puntata ci volevamo basare su domande a caso e. Siamo rimasti delusi perché eravamo bombardati su Terraria, cioè delusi è un po' too much, però. Vabbè, noi intanto scendiamo qui, vediamo un po'. Que io posso aprire queste porte oppure le maniglie sono finte? Oh, no, no, chi è? Uh, ma che è? Dai, è altissimo. Bene, allora, posso dire che qua, allora, posso... accenno che ho già cacato, quindi. Non dovrei avere problemi di fuoriuscite, cose strane di mat materiale fecale. Il problema è che potrebbe succedere quando serata supermarket. Allora, se non ho visto, se mi ricordo bene la schedula qua c'è no, una crema. No, qua è passato uno. Qui è passato uno. È palesemente è passato uno. Uh, dovrebbe essere giovedì. Tipo. È... Oh signore mio, questo è il piano G. Ma quando siamo arrivati al piano G, che prima era numerato? Ma... Allora è perché oggi ci è capitata l'occasione, ci sono andato. E se no, appunto, cioè, butta... cioè, cinesi, buttate un suscione e arrivo. Attualmente, un attimo, ho preso pausa perché volevo giocare. ad Altro devo prendere le chiavi, bella Voltron. No, è per il meme. Oggi ti sei salvato perché da domani io entro in fase recitazione insieme alla chat, quindi devi unirti al meme per forza. No, ma penso che andremo con un tema. Perché noi, anzi, già io la prima puntata avevo un tema, ma ho voluto non farlo perché volevo vedere se con le domande a caso andava. Come ho detto, è un format quello con Frank che si evolverà nel tempo. Quindi, è allo stesso tempo nella live. Infatti, dopo ci siamo spostati da tutt'altra parte. Quindi sì, eh, ci saranno dei temi che tratteremo che saranno cose a caso, oppure anche tema un po' nerd. Che, che, che ne sapete? Che ne sapete? Allora, qua posso? No. Siamo in un parcheggio. Io ragazzi vedo se posso fare un power up. Ok. E adesso vediamo perché forse il primo tema sarà un po' chill. Io sento camminare, eh? sappiate questo. Ma sembra la mappa dei Nexbot Vabbè eh, Vediamo un po' Poi non si vede nulla Completamente niente Si vede qui Vediamo un po' qua O forse è meglio andare nella porta Io prendo il bigliettino Non funziona Ok E da pollo? No, Ovidio Mami video mami! Salamaleku sale! Salamalekumale sala! Cosa? Oh. Sem Sembra uguale ma differente, tipo. Dee. ma siamo ritornati là. Però possiamo solo scendere. No, no, ma sarà così, sarà così. Chi è? C'è qualcuno qua? No, ragazzi, eh. Io non voglio urlare. Ma credo sarà il momento. Bro, bro, c'era sta... uno. C'era uno, eh. C'era uno. Era lì. Era lì. Io non scendo più, eh. Non scendo più. Fa... Fatemi uscire da qui. Fatemi uscire da qui. C'era... Vabbè, tocca andare sotto. Io, se vedo degli occhi che si illuminano nell'oscurità, io corro come un matto, eh. Dai, speravo non sia Don Pollo. Poi la musica non è neanche convincente. Cioè, cioè musica, sono più che suoni. Avanti! No, dove sta camminando? Bru? No, allora, eh. Partiamo male! Partiamo male, eh. Cioè mi urla pure dietro la colonna. No, io non scendo più, eh. Sappiatelo. Io Mi attacco, mi attacco al muro, eh. Mi attacco al muro e aspetto. Perché in questi giochi non c'è un fucile a pompa? Cioè, sarebbe più tranquillo. <ride> Buonasera, Kinney. Come sta? Spero tutto bene. Oh, io vedi, io sono infame. Io, io, ho capito che a me Pasqua non, non, non è una... Ok, mi sa che il mostro apprezza Pasqua. Non sono un grande amante della Pasqua. Uh, scusate eh? che Almeno vedo meglio e... Però ecco buona pasquetta a tutti Perché non l'ho fatto Però <ride> Via Come va Kinny? Allora noi stiamo qua Io, io ho paura adesso Posso dirlo Ho il terrore Un passo alla volta Piano piano c'è qualcosa. C'è qualcosa. Bene. Io scendo uno, un gradino alla volta. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Ok. Look inside. No, allora ragazzi, qua, qua io faccio faccia a faccia col mostro, eh, sappiatelo. Io, io, lo, io lo dico, eh io lo dico Faccio faccia a eh. faccia ma è dietro di me o qua davanti io sento che sia dietro di me cioè che è dietro di me il suono io, io non mi giro, io continuo a guardare il muro No, mi sta parlando all'orecchio. Mi devo... No, no, Kinley. È un pesce d'aprile. Però mi sta preoccupando più quello che sto sentendo qua a destra. <ride> è un meme. Oggi è l'ultimo giorno per entrare in questo treno del meme fino a luglio. Dopo, da domani in poi, tutti vittime. <ride> Mamma mia. Io... io ecco, guarda, non devo girare a destra oddio Ma, ma cos'è? è tutto liscio ma cos'è? Diciamo che è un pesce da frile. Vabbè, è un classico perché già anche l'anno scorso l'avevo fatto però ormai. Era... Per chi segue il canale era tipo la roba più prevedibile che facevo. E, e via. Va tranquillo Voltron, è una gag, è un, uh, è un pesce d'aprile. Però oggi è l'ultimo giorno per entrare in questo treno del pesce d'aprile perché da domani io entro in modalità recitazione qua. Appena mi sveglio, ma come? Vabbè, pure io quando mi sveglio sono tipo una creatura. Ah, finiti i gradini, play. Se mi parla della storia della vita di questo dipendente. Pro pronto? Dai, l'audio è, è il disco di Minecraft. È il... Io io corro nel dubbio. Well. Ok. Well, Ciao. Hello. Ciao. Hi. My name is Professor Kennedy. Ok. I teach black physics a Ma quello per il momento continuerò senza And problemi, voltra. And Undertale. Like you have made the Infatti, se mi vedessi un attimo non c'era una fessura dove poteva entrare il mostro perché se no un attimo segno della croce eh, è normale che il, que, questo è un piano o un di esplosione No, io non ci guardo più nelle crepe. Eh, <ride> vai! <ride> che cosa serve il sistema di raffreddamento? Io voglio un Beh, la Buckley, come stai? Ma Pokémon MMO? Arriverà. Tipo, hello guys, and my welcome side. in this tutorial I'm apologize for making a, I'm for making a distra... A <laughs> posto <laughs> Io e l'amico e l'indian guy scappiamo dalla struttura Hai oh. sentito parlare di... Tutto bene Buckley Sì C'è Elkin e Eckhart Che oggi stavano guardando Tipo l'ultima puntata Io Mi I sa che sembra figo Dovrò recuperarlo SCP so Descent Ok Il piano è 6 L'importante è che non compaia No uh, Come siamo arrivati al 3 Se prima era al 6 uh, Oh sì Ah, ok. Frances, da adesso si può perdere. Da adesso si può perdere. Io posso marchiare il muro e quello è il mio salvataggio. Frances, tocca legge. Ma io non riesco a vedere. Devo riuscire a spegnere la torcia. A meno che io non posso spostarmi. No, allora. Fidati che è una bomba. Io, io sto sentendo qualcuno sopra di me. È questo il problema. <ride> eh, ci saranno altre. E eh, so che tipo quest'anno è stata rinnovata. Cioè all'istante per un'altra season. Era così. SCP sarebbe figo... Anche se ho paura di chi... Eh, della gente che potrebbe sparare le m word, Quello lì... Io però vorrei portare... Ehm, so che c'è su Steam... Eh, quel gioco... Eh, Containment Breach... Che è in multiplayer... Ed è siccome è free to play... Appunto, tutti possono scaricarlo e tutti possono, in caso, joinare. E appunto, vorrei giocarci via. È pieno di bug. So che esiste anche tipo Labrat come contain containment breach uh, um, online. Chiamiamolo così. Ok, allora posso dire che quella combo Minecraft SCP non mi è mai piaciuta. Quella lì ancora non mi ispira molto. Però sicuramente un containment bridge si sì, ci sta. Allora, sto pomeriggio pioveva, che pioveva un casino, una certa, ha fatto un casino. S Scusa. Okay. Mannaggia la miseria. Mannaggia alla miseria. Io guarda, so, so sicuro che qua c'è una bestia incredibile, ne sono sicuro. No bro, un attimo qua, momento storia, sto male. Posso dire, regà? Oggi oggi ho mangiato un bel po'. Devo. E letteralmente. Io non sono un tipo da fare pisolini. Perché se li faccio sono stunnato. Oggi l'ho fatto. Oh! Siamo ritornati lì? No, ragazzi, c'è un enigma Quadrato, cerchio, triangolo Questo è quadrato E questo è tipo un mezzo cerchio Io però sono qua soltanto per prendere Questo Non mi fido di andare qua Secondo me ci si crepa uh, È scomparso Quadrato, cerchio, triangolo Quadrato mi manca il daff che... No, no, evitiamo. Pentacolo? No, evitiamo il pentacolo. Triangolo o quadrato? Sì, non si vede niente. Io, io vado qua, eh. Pronto a vedere la, la, la signora, eh. O la madonna proprio in faccia. Madonna. Toccherà tornare indietro, mi stai dicendo? Ah, ma tu sei matto? Chi mi sta a dire che non posso? Vabbè, allora abbiamo una D Quadrato, triangolo e robe così. Oh, sto gioco un po' mi sta condizionando. Il fatto è che, però, io prima di andare in live ammetto di aver fatto uscire delle feci. Ok, andiamo, allora. La D di Daffman. Perché questo è più largo? Trombata esotica in arrivo. Quadrato Dai, simbolo della, della PlayStation. Uh, triangolo giusto. Con la punta in su. <sussurra> <sussurra> oh, porca puttana, ma vaffanculo! Non dovete fare queste robe! No, ho sentito qualcosa. Regà, c'è un problema. Ah? Dovevo girare. Ciao Alita, come va? Uh. No, ragazzi. C'è una manata, cos'è? C'è una mano, cioè, ragazzi, uno... Vabbè. Uh, triangolo, io non riesco a vedere poi cosa c'è. Raga, uh, io seguo le mani. Forse è la cosa più giusta che possiamo fare. Triangolo. No! No! Bro! Bro, no problem! Io credo che devo far visita al mio medico perché... Non durerò per tutta la live, sappiatelo. Andiamocene via, per favore. Che è successo Alita? Eh, regà, dobbiamo riscendere. No, non credo era Gesù. Oh, qua qualcuno è fan di One Piece oltre a Giuseppe? Perché io mi sa che ho scoperto. Il nome di Joy Boy. Uh, mi sa che ero io di prima mattina. E oggi serata Qualcuno sta giocando con l'interruttore Io da bambino, molto probabilmente Ho un ascensore eh, Allora Abbiamo due finali, credo Cioè, finali eh, L'ascensore Che lì però c'è una... Um, tipo una videocassetta Non è una cassetta, però vabbè Ma anche io seguo la Marvel Non si può scendere Cioè, non posso andarci Vabbè quindi forzatamente bisogna andare nell'ascensore. No, adesso riparte l'indiano. Wow! It feels so feel so good. To go. finally. My, mm -hmm. my, my estimates. It drove me taken to a couple of hours to navigate the ventilation duct under my guidance. Be allora dobbiamo stare dobbiamo I stare attenti perché de io devo fare un altro salvataggio predictor. perché sennò perdiamo. Space, in night terror. I sta, studied theoretical we would refer to as Non in ci sta, ci sta. Also known as space. anche se mi piace Where tipo. Dottor Strange, there, Moon Knight, and can cose così. Ah, possono salirci 4 persone, massimo 800 kg. Ah, For Madonna. The c'è potentissimo questa chestnut. Ok. Leggiando qui chi... un crivetto, un grande. Perché ci ho pensato pure io. Non l'ho detto in live, ma ci ho pensato. They're un grande, un grande. un grande. grande. Indian guy, Doc so Indian, in come, in space, come on. Siamo al piano 5, 5 ma ritorniamo al 6. Uh, non è il 6 questo uh, Non è neanche questo E mi preoccupa che già siamo allo 0 uh, 3 Poi Vabbè non, non commenterò più Vado si è aperto dietro Ok Eh Allora fatemi un attimo qua marcare il territorio uh, Ok Ok Ah, ok. Allora, il modo in cui giochiamo può incrementare il fatto che ci, ce lo noti. Your preference determinates the likelihood of being noticed. Increase eh, prescience, quindi correre, torcia diretta al mostro e stagli troppo vicino. Non, lui non ci noterà se stiamo abbassati. Uh, vabbè, non ci abbiamo la torcia e manteniamo la distanza. C abbiamo un indicatore di presenza. Fra e qua. Sì, ma io non posso spegnere la torcia. Eh, sto horror, è molto bello, eh. Chi è? C'è uno che sta sbattendo la testa, tipo. E' qua, raga, è qua, è qua. Posso? Signora? Qua alle mutande? Spero di sì. Eh, questo sono io. Cosa c'è laggiù? No, raga. Bravo, tanti, ti sei appena beccato dieci minuti. Pierluigi, che fai? No, io ragazzi continuo a, sen a sentirlo a sinistra. Fra fra sono tutti qua. Sono tutti qua, eh. Letteralmente. Fortuna sto andando completamente a destra, però. Ho visto, visto nell'ombra uno muoversi. Io ripeto, io perché in questi giochi non ho una cazzo di magnum, una cazzo di, di fucile a pompa! Canne a mozze! Boom! <ride> Spappola al cervello, niente. Se questo... Io sto sentendo uno che mi... Cammin... Fra, si vede uno nell'ombra ed è lì. Completamente... L... No, questo, questo mi tromba il culo. Questo mi tromba il culo. Meglio che scendiamo. Eh. Ragazzi, io non, non riesco ad andare avanti. Posso dirlo? Cioè, la merda è tanta. Ok, si è abbassato. Io devo capire qual è il limite. Così almeno non, 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 ci vado, non ci vado più. Finché posso andare a destra io sono contento. Quando non potrò andare più a destra inizia il dispiacere. Preparo un paio di mutande. Ma come le preparo? Porca di quella puttana. Porca di quella puttana. Porca di quella puttana. Io sento alitare da tutte le parti. Sembra di stare al a Milano nel Tempio Perduto. <ride> Stanno a bussare. <ride> Ti prego, dimmi che... Chiudi sta porta, Francesco. Madonna, hai, fa hai fatto il rumore più brutto che abbia mai sentito. Tocco? Non funziona. Peccato. Hanno bussato? Occupato! Occupato! Eh. Cosa devo fare? No, ma cos'è sto nido? Ci perderemo mezz'ora a fare questo enigma. Quindi? Io spero di averlo fatto bene. E mo? Uh. Raldi Krakhaus chi è? Eh. potremmo cioè non, non lo so. Allora aspetta francese, famo una roba. Direzioniamole tipo così. Io penso che questa è la miglior combo che possiamo fare. Non credo possiamo far uscire altre... Altre cose. Ah, sai cosa, mi sa che dobbiamo fare tipo... Io non posso capire il numero però. Ah, regà, dobbiamo andare a tentativi. Sembra un labirinto, noi mi sa che dobbiamo fare con le luci il percorso, adesso non mi potrà dire grande Duffman, l'hai capito adesso, infatti, eh, ok, ok. Noi quindi abbiamo fatto il 2 che è questo, e l'11 che è questo, il 3, non mi pare, giusto? Il 4 nemmeno. 6 evitiamo. Questo potrebbe essere real. Ma io devo fare così? Posso dire che... Che sto rivolutando la mia idea? Francesco di così come lo faccio il percorso è un po' astratto. Io il problema è. Io dopo devo riaprire qua. Ok, no, il fatto che non si riapra eh, è una vittoria. Ma allo stesso al tempo stesso. Ma io ti posso girare di più? No, stronzo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non sto capendo. Regà, temo di essere imbecille. Qui abbiamo sbagliato. Eh, rifacciamo. Ma io posso partire? No, per me c'è un problema. Cioè, io posso partire come mi pare. È un po' un problema, no? Siamo tutti, siamo tutti d'accordo che è un po' un problema se devo partire completamente a caso. Dobbiamo pensare a una nuova combinazione. Ok, facciamo così. Penso di sì, penso di sì. Penso che se facciamo il condotto giusto uh, si apre tutto. Bellì, grande. E io con quale pezzo lo posso collegare. Se, sì, perché io ci ho messo questo? Sono un imbecilla allora. Facciamo tipo. No. Così? Io perché non so. Credo devo rispettare la griglia. Ma allora non è neanche così, Così. Oh, Ole, ci piace. Ok. Ragioniamo piano piano. Non ha senso. Anche se sembrava l'ultima alternativa. Ora più senso. Ha fatto finalmente un rumore strano. Ok. Non credo sia quello. Madonna raga, quanto non ci sto capendo. Posso dire di essere completamente in deficit di ragionamento proviamo un attimo così qua ancora rosso io ragazzi visto che non voglio monopolizzare tutta la serata io fra poco voglio cambiare horror ma voglio mandare avanti sto gioco Secondo me è un, un grande horror. E il problema è che vorrei trovare proprio um, uh, il tempo perché in indie horror noi giochiamo a vari horror, non mi voglio monopolizzare solo con uno. Buonasera Le date. Allora, io posso dire che sinceramente adesso per me qui la, la combo degli sticker è perfetta, non ci sono errori. Il fatto, regà, è questo che io potrei attivarli tutti. Il problema è che esce fuori questa roba. Bella Robin. Come va? Spero tutto bene. Tanto cacare sotto. Grazie mille per il follow, Robin. Ma non eri followato? Ah, un altro account. Ci sta, ci sta. Uh, allora, io perché quest'oggi già ce li ho dei horror. Pronti, però, se mi, Guarda, se mi riesci Buckley, scrivimelo in privato che me lo segno, e così nelle prossime puntate di indie horror eh, lo porto. Tutto bene, Cree? Sì, 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 tutto bene, tutto bene. Allora, più che altro è che penso da 15 minuti stiamo a smaterializzare su sto, su sto horror. E io ripeto, mi dispiace perché mi stava piacendo un sacco. Però questo lo voglio continuare a portare prossimamente. Allora, io il prossimo horror è un po' più. Mh... Tranqui. Tranqui. Però. Eh, secondo me alzo fascino. Perché prende lo stile artistico degli Animal Crossing. Si chiama Rental. Cambi fatemi cambiare la categoria. Allora. Eh, sì, mangiato a. Um... A Pasqua Poi oggi sono andato al sushi con i miei amici Mamma mia io non sono uno che si addormenta Lo che fa Pisolini pomeridiani E via Anche i gameplay non lo so Scusate ma voi non lo vedete L'audio è altissimo L'audio è altissimo To play adesso, vi rialzo l'audio. Eh? Ok, e più che altro stile artistico dei personaggi. Allora, fatemi fare così, neanche sembra un horror. Ed è questa la figata. È perché è uscito da un po'. Vi abbasso un po' rental così ve lo alzo qua dalla live. Raga, mai giudicare un titolo da, dal, primo, dal, dal primo secondo. Thank you. Dopo me lo guardo, Buckley. Rispondere a tutti quelli che su di esse chiedono. E se... eh, allora, devo. Gli devo rispondere io oggi perché mi sono addormentato non ci ho più guardato però mi sembra anche un po' più giusto senza che cioè anzi ti ringrazio per l'idea che volevi rispondere te ma penso sia più giusto che sia comunque il proprietario a rispondere questo penso sia mio padre papà dad e che cosa pensi Yumi Shebby mi manca Scusate ma devo migliorare il mio... devo fare un improve. Scebbi... Non me lo traduce. Squallido. Ma perché qui? Vabbè, gra grande, incredibile di pelle. Thank you, Buckley. Eh, bro, no, allora credo sia brother, però un attimo ho pensato che era il nome, però bro, eh, vuoi, vuoi giocare con... Ti va di giocare con me? Umi, no. Togliamo il mouse che mi sa che non serve. Mamma. La, port eh, por la porta è aperta. Eh, sì, penso che siamo... Eh, eh, Umi. Penso che l'uomo del noleggio sia qui. Ok. Andiamo a parlare. Madonna, sembra tipo Animal Crossing del Nintendo 64. Mm. Eh, chi ha chiuso la, questa porta? Ehi, hey, aprite! ma sono l'unica all'interno uh, non si vuole aprire tipo uh, devo, devo trovare questo dental ok ma dai <ride> ok No, io, io posso dire che amo. Amo questo stile artistico. Qualcuno ha fatto qualcosa. Ah, sono io che apro la porta. Ok, dobbiamo trovare l'uomo del noleggio. Quindi dobbiamo girare per le varie camere. Non credo stia nel cesso. Ma che è quella la madonnina? Ok, sì. Sembra tipo. Non è vero, tipo Hello Kitty, una no, roba del genere. ma ci sono già entrato. Ah, questa è la cucina. e lui? Sì. Tu. Se vieni da fuori? Sei venuta da fuori? Sono rimasto intrappolato qui per settimane, mesi, e non conoscevo cioè Birbantello alla faccia d'aperto. Mm. Secondo me, regà, abbiamo già spottato il cattivo. Um, ho bisogno di prendere le chiavi. I miei genitori sono. Dimenticati dei tuoi genitori. Non li vedrai mai più, Francese. Oh. Francesca qua, la situazione è finita. Non rivedrai più lo stesso. Ok. Devi fare arrotondiamo un po'. Devi fare un rituale per esercizzare eh, questo posto maledetto. Francesca si evoca il diavolo in diretta. Ma tu, tu sei una piccola ragazza. No, Francese, parte male questo qua. Io... No. Dobbiamo trovare, diciamo così, gli artefatti. Fammi vedere sei croci sei croci ok tre can ah questo è tutto l'elenco da fare esatto And then? no raga dai ma che cazzo sta succedendo. Ok, c'è una stanza segreta. Ok, molto probabile c'è tipo un oggetto all'interno di questa stanza segreta. Buona fortuna. Oh, uh. ok, quindi se io tipo mi avvicino agli oggetti. No, ok, qui fa... parla dell'ambiente. quello che mi chiede il rituale io ragazzi mi dispiace, mi dispiace mi dispiace che i poveri animaletti si ritrovano in situazioni un po' così che diventano un po' cibo però se mi ritrovo un coniglio del genere io spero di avere un canne a mozze perché uno che mi compare così no buonasera olli come va Si stacca, si stacca tardi e eh, vediamo secondo me questa è una croce eh, ok una Donna qualunque, cioè una random woman con un bambino. Mi sa che però non è l'oggetto. Eh, tanto qui... Pasqua eh, come Natale, praticamente. Ma c'è l'uovo, invece del regalo. Oh! Allora, mia sorella, adesso, momento cazzata, mia sorella mi ha regalato um, un uovo di Pasqua. Mi ha regalato un uovo di Pasqua dalla giochi preziosi di Pokémon. E non ho capito se è un pallone, però ho aperto, soltanto per la sorpresa per il momento, sì, Elena, e ho trovato, penso, il pallone di Cubone. <ride> non so se è un pallone, però pazzesco vabbè l'ho aperto cioè 2022 come 2022? l'uovo è scaduto? ci sta, ci sta alle uova di minonna ci sta anche se io posso dire sono un grande amante di quei uovi di Pasqua proprio generici che casomai che come regali tipo ti danno un orologio che il giorno dopo ti esplode lo devi gonfiare con la... ecco, no, non ci provo perché letteralmente, guarda eh sa oh, di catrame io appena aperto sta busta sape... puzzava di catrame, io voglio aspettare un paio di giorni prima di gonfiarlo perché se no vabbè, già che abito a Falconara la, la, mia, la, la mia aspettativa di, di vita si abbassa in una maniera abbastanza veloce però eh, sì, fallo. Adesso niente, grande horror. Kinder sono molto buoni. Io devo essere... Un... Allora, apprezzo il fondente, però devo dire che il cioccolato della Kinder, quindi c'è un po' quello lì al latte, roba così, è davvero buono. trovato di sticker che aveva già... Preso in un pacco Pokémon all'Etna Comics. I sticker di Pokémon? Ma sempre tra giochi preziosi? Quando un vlog con Pokémon GO in live. Minchia, sarebbe figo. Io c'ho un Kyogre Cioè, io me ne vanto tanto, ma... E via. Ah, ma nessun problema, Kinney. Aspetta che mi sa che... Ehm... Uh... Sì, i, i uo le uova quest'anno costano un casino. Ci sono andato con un mio amico perché lui è grande amante di Dragon Ball. Eh, quando erano usciti i pesi, perché lui ha un sacco vegeta. Una croce. No, ragazzi, rumori terribili, ci sarà qualcosa nel cesso? Sì, anche dalle uova, eh, da, perché molte... Allora, a me è capitato un paio di uova anche particolari, casomai sospette, suspicious, però <ride> dai, ma qui la madonnina posso prenderla? He doesn't look angry. A posto. Ma come Gesù? Ho arrabbiato Angry Man No ragazzi qua un attimo. C'è un problema. Ok. Abbiamo trovato una, una donna dietro a delle sbarre? Arrestata? Parliamo di cose serie. Mancano 43 giorni alla fine della scuola. Minchia, è vero? Un viaggio per Falconara. Non credo sia possibile. Non credo ci siano uova. Con questa, con questa promo. Ma si è accesa la luce! Anche te! Va bene. Ah. Ok Ok, quindi adesso possiamo controllare Nei piani un po' più, più in alto Quindi non so se <ride> Low budget, via questa casa ho un villone Oh ma scatti ufficialmente nella lore Scattio è... Non mi sento molto bene No, ra allora ragazzi, o mi devo caccare in mano o no Partiamo da pre questo presupposto Due candele, quante ne voleva? Tre? Forse qua No problem here, ok nel frigo ci sarà qualcosa? Non c'è niente da mangiare. Ah, ah, fa culo! Ma allora... Eccola la, la croce. No, raga, c'è uno lì. C'è... Un attimo, qua è il demonio, eh. Qua c'è il demonio, eh. Ci sta seguendo il demonio. Non l'ho visto. Beh, peccato... Eh, peccato che... E vedi, bisognerebbe mettere tipo... Un puntatore laser virtuale in modo tale che io punto e dico. Ragazzi, lì c'è il demonio! Via! Oh oh oh, ma che. Non può fare questi rumori? Partiamo da questo presupposto. Qui cosa c'è? No! Si è messa la catenina con la croce. No, questo, questo è un horror satanico. Questo mi infetta il PC. Cosa c'è? No, ragazzi. Femmeria riavvia, ma che vuol dire? No, qua abbiamo controllato. Allora, lui mi ha detto che c'è comunque una secret room. Che ancora non abbiamo mai visto, trovata o cose così. Secondo me è tipo qui. Francese Sapete cosa? Da Mette un, un pochino di ansia il fatto che si senta solo i passi. Wait. Non ci siamo stati Ok Vabbè dei abiti di mio padre che voleva Che voleva indossare oh! Dimmi che eh, non si vede perché ci sono io A posto Era orrendo Però ci sta seguendo tipo Ma io Non credo posso prenderlo Ok Fammi riavviare o vendi Daffman clip a 30 euro a 30 euro secondo me non vale 30 Dimmi Christian Ok penso che si sia si sia intervisto ed è tipo un coniglio più grande di noi Ma se io tipo ok Bella volta, non ci becchiamo Sto cercando un attimo di capire, raga Perché qua mi dice che non c'è niente No problem here Il fatto è che ci manca tipo... Dov'è? È là in fondo! Io, vabbè, mi, mi esalto Così è là in fondo! Francesco, ma come, guarda, sono matto io. Adesso, co come com è possibile che lì c'era una candela? Vabbè, uh, alla prossima volta. A posto, commenta la texture. Uh, il problema è, ci abbiamo tutte le robe per il rituale adesso? si, sì. dov'è? Qua non c'è. No, il divano non si può spostare. Però allora c'era il mostro qua, alla fine del corridoio. Vorrei provare a trovare questa secret room. Il fatto è che, secondo me, bisognerà parlare un po' con tutti gli oggetti. Abbiamo trovato una chiave. Ok, Mmm. Più che altro quando non c'è il mostro... Quando il mostro non viene inquadrato... Tipo ti dico anche no grazie. Cioè... Mi mette meno ansia. Proviamo a uscire. Anche se mi pare un po' strano. Ah, non abbiamo trovato tutto. Controlliamo. Eccolo! Qui però penso che abbiamo controllato tutto. Possiamo aprire penso tutti gli, ar gli armadi? Mi sa che adesso abbiamo preso tu tutto il necessario e infatti è apparsa una porta. È anche il signore! Ok. O oh, il coniglio. Arriva nel labirinto. Ah, in prima persona adesso? Mannaggia la miseria Ok quindi siamo in prima versione Questo è un riflesso Io sono andato a sinistra E credo non era la direzione giusta Ok prepariamoci a confonderci mentalmente allora Bonk E il secondo horror Sì perché l'altro era troppo secondo me Uno lungo E oggi sono completamente catafratto Quindi Ok dobbiamo capire No, ragazzi, questo, questo è il genjutsu. Scusate, questo è il genjutsu. Io adesso non mi posso fidare di niente. Non mi posso fidare di niente. Dopo il terzo horror che abbiamo oggi, vi avviso, non so quanto sia horror horror. È più un horror psicologico, quindi capirete dovremmo capire mi, ha fatto, mi stai facendo caccare sotto il fatto che alcune volte mi inganna in una maniera incredibile ok questo quando è lontanissimo vuol dire che appunto c'è un po di spazio qua, qua palesemente c'è qualcuno c'è una croce c'è una croce eh, salve Posso... ne rimangono due Mm. Buona Pasquetta Nick Come sta? Proviamo ad andare di qua? No ma adesso diventa un vero labirinto Sembra tipo il labirinto di Windows 95 O XP Posso dire? Il miglior screensaver Non so come si chiamavano Oddio Ma ah, ci sono vari croci Nick, grazie mille per la condivisione. Allora giuro che se c'è il coniglio che ci stava... In cioè inseguendo, che appariva prima, io credo di scappare nella vita reale. Uh, no, io credo che qui... Mi è tornata Lita. Andiamo via. Andiamo via. Sì, è come se tipo qua non potesse tipo accedere. Ci sono meno jumpscare e in un certo senso sono contento. Ciao. Vabbè, bacetto al fi alla finestra. Madonna, i controlli proprio del 95. Per girare mezz'ora. Ora, Ora qualche curva. Oh! Eccola lì! E adesso? Ora che abbiamo tutte le croci? Francesco Loco, grazie per il follo. fatto prendere un colpo. Regà. Uh, tipo casatore? Oh! Magari dobbiamo andare nella porta, tanto adesso abbiamo tutto. La porta è aperta. Andiamo. Ah, è la stanza segreta. Per me sono spaventosi più gli horror 8-bit low poly in stile PlayStation 1 perché non ha anche quelli più realistici ovviamente possono eh, riuscirci Però questi qua, il fatto è che sono creature non proprio definite a livello fisico, perché sono tutte poligonose, robe così. E secondo me sono ancora più terrificanti. Cosa sta succedendo? Okay. Ah, giustamente. Mi sa che ci siamo al momento del rituale. Esatto, danno qualcosa in più Secondo me il fatto che appunto Non sono ben definiti Anche tipo suoni, texture Rove così Allora, noi ci siamo trasferiti in questa casa Penso più una casa vacanza Perché il coniglio che abbiamo parlato con prima Era tipo il lolleggiatore Però ho chiesto a questa bambina Di prendere queste cose per Un rituale Robe così e infatti, abbiamo cercato lungo la casa tutti oggetti un po' spirituali, croci, eh, quadri, comunque rappresentanti tipo che ne so, Gesù e robe così. Quindi vediamo un po'. Non ho piazzato tutti gli oggetti, grande, quindi mi sa adesso sì. Ok, tutte, sono tutti piazzati. Ok. Oh, non è successo nulla. Piri. No, io se lo dico, secondo me. Cade il. Io voglio fare uno screenshot. Pirica, Pirillala, Poporina, Peperuto. Le rocce si stanno spostando? C'è il, con il coniglio enorme dietro, <ride> si intravede. <ride> Mamma, e lo? Terra chiama Umi? Che Perché se ci siamo ritrovati qua? Eh, sembra che il noleggiatore Non è ancora qui eh, Niente, quindi penso possiamo scaricare Tutto, un pack Ah, non ti preoccupare, la porta è aperta Puoi andare a controllare Non penso che dovremmo andare dentro la casa. Oh uh, mi ha capito. Attenzione! C'era il trofeo che ho appena ottenuto. È finisci la prima run, quindi è un gioco a run. Quindi vuol dire che c'è un altro. Un'altra run? Proviamo a farla. Ah, per una Global Game Gem è stato fatto. Fighissimo, complimenti. Cioè, ci sta, a me è piaciuto. Allora, vediamo se riusciamo a fare la seconda run. Il problema è che non saprei cosa potrebbe capitare. Cioè, non facciamo il rituale e andiamo via. Facciamo tipo una run dove non parliamo con i genitori. Chi ha chiuso la porta? Ehi, aprite. Allora, io ho un problema non mi ricordo se all'inizio era così andiamo a vedere se c'è il tizio ok ci di nuovo il tizio ok ok ci sta dicendo le stesse cose Guarda un attimo. Cioè, vediamo un attimo se c'è qualcosa. Fatemi aprire un attimo Steam, scusate. Uh. Sapete cosa? È che mi sa che non so se dobbiamo fare qualcosa. Per il momento stoppiamo qua anche Rental. Facciamo un ultimo gioco. Però questo è molto figo. Ciao cosplay! Grazie per essere passato. Buona serata. Buonasera, Deux. Quattro ore di. Ti sta prendendo? Ok, l'ultimo è Sable Tech. Mi dispiace. È perché dovrei un attimo documentarmi meglio. Cioè, possiamo rifarla la seconda. Ditemi voi, vogliamo provare a fare una seconda run e vedere se ce la facciamo? Ho fatto le secondarie. Facciamo una roba, regà. Famma un po' i matti. Proviamo a fare un attimo la seconda run. Vediamo se. Alla fine cambia qualcosa. Altrimenti abbiamo pushato il gioco. Lo speedrunniamo. Tanto più o meno sappiamo un po' tutte le posizioni, quasi. Ma c'era uno, ragazzi, eh, quando c'era ancora Google Stadia, che era quel servizio dove tu potevi comprare i giochi da appunto Google Stadia e ci giocavi online, cioè. Non avevi una console fisica, tu aprivi Google, scrivi Google Stadia e via. C'era uno che tipo ci ha giocato un sacco di ore prima che chiudesse il servizio di Stadia. E, e mi pare che Rockstar gli ha dato l'edizione Steam, eh? una roba del genere. Curiamo. Allora. Allora, pa, 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 Allora, il fatto è che dice, eh, cioè, hai completato la prima run. Io non vorrei che... È un po' un meme. Vediamo perché tanto questi giochi... Ok, posto. Tanto dobbiamo speedrunnare, raga. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo a fare la seconda run. Altrimenti... Ok, durum. Ok, Ale, eccolo laggiù, via. No, no! Eh, vabbè, guardiamo il pupetto. No, non parte. Oh. Perché non parte il messaggio? Ma perché non parte sto giro? Allora, commento io. Satana ti invochiamo, mangia l'anima del qui presente. Che cazzo era? Satana ti invochiamo, mangia l'anima del qui presente. Satana ti invochiamo, mangia l'anima del qui presente. Satana ti invochiamo, mangia l'anima del qui presente. Satana ti invochiamo, mangia qui l'anima del qui presente. Non credo si possono rimborsare, mi dispiace. Non so perché non è partito il messaggio. Ma Pardonna, Pardon. E pardon. ok. Ah! No, ragazzi, ma sto giro era vicinissimo. Vabbè, buonasera, Netena. Grazie mille per i 10 bittini. Buonasera, Mario, come va? I don't know. Non mi ricordo. Qui, niente. Ah aspetta che qua c'era il quadro di Gesù Cristo che bisogna prendere. Niente, adesso me i meme col con la faccina. Ma ti ho salutato! Ho buggato la telecamera. No, era della donna dietro le sbarre. E niente, qua tanto bisogna trascrivere tutto quello che dico. Eh. Ma sto giro è molto più vicino, eh. Ma ho detto buonasera a Netene. E siamo a tre. Vediamo un po'. Niente. Ah, non parlo più! Tanto qua si trascrive tutto. partita la rivoluzione, bravi. E! Eh! Dai, trascrivete questo. Eh, bravi. Eccomi qua. Per il momento pare che la run è solo... cioè la stessa, a meno che non sto saltando i step. Allora, partiamo dal presupposto che non ho figli. Taff parla, ma se parlo dopo vengo. E eh, Niente, questa, live, questa sarà la prima live tra trascritta. C'è tutto quello che dico viene trascritto. Mi sono. Niente. Eh, adesso niente, perché sto parlando troppo velocemente. Oh. Godo! Oh. Salvo, grazie per il follow. Stivello è io ne sto uscendo matto. Adesso trascrivete pure quello. Oh, ecco la croce. Du Mi sa che non era qua. Quando diventerà Rio, altrimenti non lo è. Cioè, altrimenti, cioè, altrimenti attualmente non esiste. È un personaggio di fantasia. Si sa, ah, ecco. Eh, ogni tanto seguo, Accedo su Twitter. Perché lui li pubblica gli aggiornamenti. Parestia rifacendo di nuovo il gioco su Unreal Unreal Engine 5. E molta gente si è incazzata. E... Però non si sa niente da febbraio. Vediamo un po'. No, adesso, ecco, 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 adesso tutte cazzate, quel messaggio, niente, domani Deux, aspettati una chiamata dal mio avvocato di fiducia. Speriamo, speriamo. Anche se devo essere sincero, non mi dispiaceva che creava lui l'engine, però se ha deciso di cambiare... Allora, non so se era con Godot, oppure con un engine cre che creava proprio lui. Raul, grazie mille per il follow, e quindi niente se l'ha fatto lui è un grande però ecco. Speriamo esca perché veramente è un gioco che quando uscirà ufficialmente. Eh, Alla non farvi ridere perché hai detto il nome di, della persona che si è followata eh, perché cioè, comunque. È un gioco che è da anni che deve uscire e credo che quando uscirà ufficialmente sarà un giorno di festa nazionale. No, no, io questo non l'ho mai detto. Sta qua sta stiamo andando un po' oltre il legale, eh. Sì, ma io mi sa che sono completamente partito di testa, eh. Sappiate questo. Oggi si... Eh sì, sì, perché da domani io ho capito che mangio caviale, quindi... Quindi va, va, continuate, continuate. Difondete... Di fate disinformazione, che io dopo... Mi mangio il caviale a manetta. Ma che gioco è? Il gioco si chiama Rental e questa è, diciamo, la seconda fase del gioco. In cui bisogna trovare tre croci. Non è qui. Ciao! Madonna, potentissimo. Oh raga ma non esiste l'ultima croce Io ho cercato in tutto il livello eh Ciao gamer Ciao gamer facciamo un gioco Oggi ultima live, no no Sarà luglio Sono ritornato all'inizio, è quattro volte che torno all'inizio, ma l'ultima croce c'è o no? L'ultima live di sempre, sì. Di male in peggio. Sì, sì, oggi... Vabbè, adesso disinformazione totale. Oggi querere... Oggi... Oggi soldi... Cioè... Eh? No, bro. Mi è sembrato di vederlo nel freno. bastardi non, ha, non, non ho mai detto queste robe, queste tutte falsità. Sono di cuore ascolano, non è vero? Anconetano doc. Vi faccio fare la fine del Cadeluzzi, eh? Sappiatelo. Questa è una roba che il Chad il Giga Chad mi dà sempre una mano. Non mi fate raccontare che fine fa il Cadeluzzi, eh? Perché dopo Pelle Doca non dormite più, eh? Oh, mi è sembrato di vedere una, una, una persona, mi sa che sono matto. State utilizzando, vabbè, io qua inizio il mio il mio momento di silenzio più totale, sappiatelo. Eccola, te pareva. Ma dove sta la porta? No, no, non, non è mai stato detto. Eccola qui. Il team di, di, di Halo qua in sottofondo. Ok. Per il momento è uguale alla prima run. c'era papà umi you, um, mi stai sentendo ok la la, la, la nebbia si sta, sta diventando sempre più densa riesci a vedere dovremmo essere qui Infatti ha cambiato il finale. Ma no, probabilmente ho scattiato. Sì, perché prima non abbiamo mai parlato con i genitori. Bro. Qua si sta fino alla sera con sto gioco, eh. Però, dai. Mi voglio documentare sul secondo finale, che lo voglio fare. Non voglio proprio entrare di preciso cosa. Uh, però, dai. Proviamo adesso. Sable Tech. Che però questo dovrebbe essere più un horror psicologico. Ci, è come se fosse stato un secondo finale. Dove, però, siamo stati in macchina. Però. Vabbè, adesso è diventato wall of text. New game. Era tutto un sogno? Non si sa. Po potrebbe essere stato tutto un sogno o che ancora deve succedere. Cos'è un'arte IA? Oppure un. No, non sembra IA. Ne inserisci eh, l'assistente Jester, l'installazione dell'assistente Jester, il disco di installazione dell'assistente Jester per continuare. Ok. Ma cosa sta succedendo qua? Ma perché c'è il caos più totale adesso? Cioè, ba basta una persona per far partire tutti adesso. Fred Hemlock No? Esatto! Ah, questo stile delle backrooms con questi uffici un po' così. Non so perché lo, i colori, la palette dei colori mi ricorda la scena degli uffici. Uh, di, degli incredibili. C'è uno al telefono, pronto? Ah raga, mo, ba mo basta però con i wall of text. Mo basta. Montesi. Mon basta questo Montesi. N non ci sarà un santino di Montesi accanto alla mia web, che non sappiate. Una ciambella. Ok, mo basta. C'era pure il sushi, di. Ok, vabbè, troviamo questo disco. Siamo nel 1996. Tanti floppy disk Ti dici quello alle dade? Potrebbe essere. Aspetta, c'è un gioco eh, sempre negli uffici. Ma una sorta di loop. Oddio, che c'è il narratore eh? tipo Stelli Parable. Quello lo vorrei giocare un casino. Se è quello lì. Non so se è quello. Quello secondo me è una figata Perché anzi io andrei sempre contro il narratore Tipo Il narratore dice tipo Stanley è andato a destra Vado a sinistra <ride> Vuoi vedere che, che, che cosa mi dici? Mi darà dello stronzo pro Probabilmente Ok Oh Il, il floppy per l'installazione Uh, di qua qui un secondo eh. oh, è rimasto al 3% al 3 euro non è 3 euro dai dai continuate con questo wall of text che io vi giuro vi rintraccio il vostro IP vi trovo dove abitate e giuro che entro dentro casa vostra e vi smonto il cesso sappiate questo ti ricordi mi avevano hackerato? Sì. Sei stato tu? Riferito a ah certo Kinny. Guarda, scrivimi quando vuoi Senza problemi. Oppure anche qua direttamente in live ti rispondo. Quanto ci mette? Io, io vado a farmi in giretto, va. Madonna! Eh, tanto molto spesso puntano a quello. Pronto? Mm, ah, vabbè. Cioè, vabbè, qua ormai è così, una chat in delirio più totale. Qua. Oh mamma mia, sembra, sembra i tempi quando dovevo installare Skype. Cioè, letteralmente quando il mio nipote riuscirà a utilizzare questo computer. Chi è mio dio? No, no. Mi pente eh, il ciao. Con tutto il cuore. No, non si paccati. calmi. Non, non parlare. Perché peccando ho meritato i tuoi castigli e molto più perché ho offeso te. Infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più, e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Amen. Perfetto. Uh, Alberto, mi dispiace, ma l'ultima live sarà. A luglio, quindi per anco ancora per un po' mi dovrete sopportare. Eh, grandi quelli di Steam. 82%, no vabbè. Perché tutti sono, sono così oggi è perché tanto devono fare Sono un robottino che copio in collo quello che dico. Sono ah, 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 un robottino che scrive cosette. Oh ecco, vediamo un po'. Mi sa che adesso tiro fuori il fucile. Eh? Sappiate c'è il fucile, ho cioè la pistola. Vediamo un po', vediamo un po' chi è il prossimo che, sp che spamma. Via, primo fucilato. Prossimo, vediamo un po', vediamo un po' chi è il prossimo. Chi si fa 10 minutini nell'angolo? Vabbè, completamente a caso. Però lo liberiamo. Dopo lui niente più Twitch, solo più il server Minecraft. Attenzione un attimo, server Minecraft, vediamo. Che c'è, mi ha fatto prendere un colpo. Perché tanto devono fare. Eh, perché tanto devono fare. Sono un robottino che scrive ciò che. Eh, vabbè. Server Minecraft, vediamo. No, il server Minecraft. Uh, Quest'anno non c'è. Cos'è cos questo? Nessun problema Alberto. Eccola là, posto, fucilato in diretta. Boom! Io no. Eh, ne tanti, se non, se, se non spammi non vieni fucilato. Queste sono le regole del gioco. Molto semplice. Ok, quei 5 minuti di casino, poi basta. Con Aoni, ecco, vedi, qua sono dopo stronzo io. Eh, bisognerebbe rifarlo. Aoni, più che altro, sai cosa? Devo scaricarlo. E. Allora, adesso devo trovare HR. Non so se intende per Human Resource, quindi risorse umane. Eccolo qua, un altro. Via, boom. Ultima live a luglio è perché c'è il Duffman Fest e chiudiamo con quello. Quello sarà proprio uh, il culmine. Chiudiamo con quello e poi via. No, questo non credo sia human resource. Il problema è come faccio a capire che è risorse umane? E credo sia risorse umane oppure uno che inizia con l'H e con R. Vediamo un po'. Cioè, ma fine live, fine live per sempre? Per sempre. Oggi così. Cosa fa? Oppure quest'altro devo fucilare? Ma non avete letto il messaggio? Ecco, posto. Boom! Cletus Vaporun, cos'è? No, no, ragazzi, sto male, sto male. Facendo questo cosa ho fatto? Ho chiuso il gioco. Ok. No, era orrendo. Era orrendo. Anna.. Maria Ruiz. Fred... No, è HR, mi sa. no no non, ho smesso ho smesso perché mi ha dato pure a me fastidio non so con quale ca cazzo di effetto l'ha fatto ma è veramente la cosa più fastidiosa mai vista George Orwell ah no io sparo soltanto se fate i cattivi aspetta ma qui? Bro, ma c'era prima? Ma quel buco prima c'era? Ah, per me? Thank you. Posso dire che... Eh, penso che sia più un horror psicologico. Chi è questo? So io? Te stai a fare l'elicottero? Non credo proprio. Fra. Ma che collo ha? No, allora, eh. Mi è implosa la chat. Biden, vabbè. Ma che ufficio è? Sì, vabbè. No, no, è, è il mostro, è il mostro. Non ti girare mai più. Lui aspetta che ti giri. <ride> no, ragazzi, ma si sta qua... Il geometra cioè il geometra qua si è divertito. Madonna ma è tutto così piccolo, eh. Oh! Cioè qui finisce. Il brano e c'è un sole dipinto, tipo. Andiamo a vedere. I babilonesi questa potrebbe essere un'esperienza perché mi è capitato tra i consigliati di Steam eh? quindi se vi dovete incazzare prendetevela con Steam che mi consiglia sta roba qua c'è un sole che ci guarda sembra le motte di Whatsapp però ai tempi antichi medioevo quindi a luglio non farai mai più la live e ragazzi eh, come ho scritto nel messaggio su Discord TikTok dove ho postato tutto il video appunto a luglio quando ci sarà il Duffman Duff Fest Ciao ciao. Oh, perché ho dovuto attivare l'assistente qua? Clicco il mappamondo. È una scelta più personale, diciamo così. Quindi godiamoci il viaggio e aspettiamo il gran finale. Ehm um. Credo che non andrò qui. Ma perché sembra le musiche di Mario 64, comunque i suoni di Super Mario 64? Oh! Comunque posso dire che, non so, mi dà una sensazione strana. ...girare per sto posto. È così tipo... Non lo so, Uncanny, ma non è Uncanny. N non vi saprei descrivere. È così troppo... Non ti dico spoglio. ma... Boh, triste. <ride> cioè, ti direi che è triste. Vabbè, prendiamoci una Coca-Cola. Eh? Tutto così mono... Ah! Ecco come ravvivare sto posto. Dicevo, è tutto così pare. Tutto così monotono. Stesso tappeto. Stesse luci. Questa è diversa. Musica un po' così. Sedia. Io vado a destra, vediamo un po'. <ride> eh, questa è un bel po', eh. Quando oh, mi sa che mi metto a lavorare qua molto spesso ci rimango. Devastante come silenzio. cioè adesso pure con il linguaggio dei segni che non so tradurlo ciao morra no ecco questo sembra tipo le robe anche Annie. ma quando? Io, io apro adesso un attimo voglio vedere se c'è tre minuti non ci sono tre minuti di silenzio La pizza Cozze Nutella, non ti è piaciuta? Quella molto buona. Ma cos'è un labirinto? Scattio. Buono, buono, mi piace. Sì, ma io non ho torcia. Io, io ho paura di andare nell'oscurità. Buono buono, mi piace. Mi piace, piace. Sempre. Buono, buono. Intanto è ufficialmente bannato da Twitch. Ma come? Ma, ma perché adesso sembra tutto più buio? Fragole e spinaci. Io ste combo, sinceramente, sai cosa? Che quando le mangi, secondo me, ti sale un po' una rabbia. Ma una rabbia una roba che dici: Io adesso devo spaccare qualcosa. A fragole Spinaci. Ma cos'è questo Dragon Ball? Pensavi te di fermarmi? Davvero? Davvero credi di poterlo fare? Di poter farlo, pardonna. Pensi di essere superiore al popolo? No, non credo. Il popolo è sovrano. No, io non sto capendo dove devo andare. Mai detto che bella chat. Ora che non ci sono più Deux, Mario né Tandy Pomodoro e prosciutto? Sì, dai, ci sta. Anche se sono un po' un pezzente. Eh. A me il pomodoro così non mi piace, mi piace più. Via, un altro fucilato. Bang. Che fai, Morra? Segui il popolo? For no, stavo per dire forse devo tornare indietro. Cosa devo fare? Non ho capito. C'è una luce verde. Lo sapevo che dovevo andare lì. Fammi giocare gioca Skyrim. Aspetta, due ciambelle e una Pepsi. Il gioco horror più brutto che abbia mai fatto? Oddio, adesso mi coi un po' impreparato. Ma intendi di indie horror? Eh? Allora non ti dico brutto. Ma ti vorrei fare una lista, ma devo recuperarne alcuni. Un po' Sparky Marchi, A me Sparky Marchi non è piaciuto. Il 2, io pensavo avevo un grande, una grande aspettativa. Popolo popolo e via. Ciao Morra. Esatto, sta diventando letteralmente un, back, una, un gioco delle backrooms. Ma vorrei vedere dove va. Io no, allora. Questo gioco mi conosce. Com'è possibile? Com'è possibile che questo gioco mi conosce? C'è una falena enorme! Letteralmente. Mi conosca. Pardonna. Sgrammaticato e via, allora io dico solo una roba. Io ho una pistola qua, no? Twitch arma finta almeno per il momento finché non premo il grilletto. Io giuro soltanto su una cosa, Bannaro non è vero, ti ho ammutulito ammutulita, e se, se questa cosa si muove, io sparo lo schermo, sappiatelo. <ride> Porca fa' culo! Vai, vai! È l'elicottero, ma qui, vieni, vieni! <ride> ma cos Dai, cos'è? Questi, questi quadri orribili. Dai, mi fa paura! <ride> Mi fa paura, c'ho i, i ricordi di quest'estate, andiamo via. Mi hai pure tolto gli stivaletti di Hermes. Ma okay, okay. che, è? fuori. Ma che... Questa era la più grossa. Uh, niente. C'è un muro invisibile? No, no, ragazzi. Ah, c'era il gradino. Ma davvero non si vedeva il gradino? No, ragazzi, un bot. Si, si intravedeva. Eh, vedi lo Slender? Oh, oh. Plaza 1. perché c'è una sedia così. È triste. Ma cos'è sta roba? Ma che è sti suoni? Roberto, grazie per il follow. Perché sei più basso? È perché mi sa che sono diventato un nano. Eh. Oddio, cos'era il link della clip? No, se vanno fuori il link della clip, l'automod è troppo potente. Ok, una scoreggia. Aspetta, eh. Se me lo giri in privato, uh... Ti... ti mando il link. Mando quel link. io ragazzi posso dire una roba oggi non rispondo oggi non rispondo non rispondo ma mi è appena arrivato un messaggio da yuri io adesso non so se siete stati voi a fare questo questa cosa ma ha cambiato nome, si chiama Gin e pare che ha un mostro come icona di uh, Silent Hill. Io adesso... È finita, eh? OK oh, Kinney. Ragazzi, cosa sta succedendo? Perché è tornata la falena? È tornato Yuri? È, è troppo preciso questo momento. Allora, recap per chi? non conosca questa persona Yuri è una persona che mi, manda mi ha mandato l'amicizia a caso tipo parla in portoghese e durante una live mi aveva scritto che voleva farmi un'intervista e che dovevo pagargli 20 dollari per fare questa intervista però se mandavo degli amici io pagavo, pagavo di meno e così Il problema è che dopo un po'. Eh, Yuri è andato a curiosare il mio profilo Steam e ha scoperto che stavamo chattando in live con lui e lui ha detto Yammy. Ya". No, non credo abbia detto Yamia. Ya". Però eh, mi ha detto: visto che sei uno streamer, facciamo in live questa roba, non l'abbiamo mai fatta. Sta roba, sarebbe stato interessante parlare in portoghese o provarci a parlare in portoghese. E fatto sta che dopo era entrato il Redemption Arc di Yuri perché aveva capito uh, di aver sbagliato. Ho scoperto che dopo, poco dopo, in realtà è stata una cazzata e adesso è ritornato e chissà cosa vorrà fare, perché era ritornato in passato, cazzato al microfono perché fa sempre comodo. Uh, dicendo che era un altro account cioè era un altro proprietario perché gliel'aveva venduto vabbè regà le robe alla Yuri insomma ah quindi lui ti voleva intervistare ma dovevi pagare tu esatto 20 dollaroni vuole intervistare la falena? non credo proprio voglia intervistare la falena allora aspettate eh? ok aspetta che mi ha mandato la clip ragazzi questo mi sa che è proprio l'estratto della clip della falena <ride> la cosa che si muove <ride> a posto eh, ma non avevi tipo i devi sì dopo perché appunto siccome dovevamo fare questa intervista mi aveva indebitato tra virgolette gli dovevo dare 200 euro su paypal io gli ho mandato 200 euro scaricando la foto dei soldi su, su, da google eh, quella della falena secondo me è troppo importante anche se devo fare tipo perla del giorno con la falena secondo me è molto interessante non vorrei non vorrei che l'hacker mi avesse rubato i dati e poi venduti su internet per quanto avevo gente che provavo ad accettare ad mm, non lo so non saprei di iva eh voglio mettere anche quella perché in realtà l'ho sì, intanto questo gioco sta producendo Sony a caso. Come, come funziona questo gioco, scusate, S sta facendo versi a caso. E io sto guardando un, un percorso e una sedia che mi sta guardando. Questa clip, però, sapete che bisogna ficcarla eh, qua sull'angoletto meme del Discord. No, cazzata su angolo Clip. Perfetto. È più un horror psicologico che un horror. Uh, che un horror classico con i jumpscare. Anche se la falena per me è stato il più grande, punto, il più grande horror mai fatto. no è un daffino fantasmino tipo ho capito anche se io sapete vorrei distruggerlo per, farlo per mettere la sezione forum si è diventata una falena ma come e eh. non dovevo premerlo mi sa no idea di merda grazie argomenta questa roba senza dire idea di merda del Crash eh, non continuavi più nei tanti. Cioè, dice, eh sì, sì, ogni giorno metto Crash. Perché lo è. Grandi Frog Don't Mind me. <ride> Io amo questa rana. Ok. Quando riporti Job Simulator. Vedremo prossima settimana. Perché ci manca poco per finirlo, dovrei fare il meccanico e dopo un momento vacanze. L'ho letto. Aspetta che qua mi sa che c'è la fan enigma. Fatto. È più un walking simulator. Non fai Animal Crossing? Io l'ho giocato durante la quarantena, ma l'ho droppato. Ho capito che non si droppa. Infatti c'è ancora i debiti con lui. Scusate, io non sto vedendo i messaggi, ma qui sono completamente pazzo. Qua cosa c'è? Dei sushi? Ma io posso vederli più da vicino. Guarda qua che roba! Sì, ma cosa... Cosa... Cioè, perché dovrei mangiare? Beh, andiamo a vedere un attimo di qua. Caffetteria. Mia. Perché se non muo... Vabbè, è grande. Sì, ma qua caccarella eh? eh vabbè qua un attimo momento intelligenza al massimo io e le mie 62 lauree ok eh, andiamo di qua a sto punto Gesù? scusa Plaza 3. Vabbè, vediamo un attimo. Come. Se, se ha una fine via. Ma cosa sono? qui? No, allora, questi sono i goofy sound. Parliamo da, quest da questo presupposto. Sono i goofy sound. Ma voi lo state sentendo il gioco? Spero di sì. Ma quindi che vuole Yuri? Penso mi abbia salutato, però via. No! Non sentiamo, eh, io lo metto al massimo, sappiatelo. Ma che cazzo, ma sono tornato indietro. No, non credo voglia quello. Yuri, non si sente, vabbè, in realtà si è, si è sentito, va bene, grande gag. Ma poi vediamo che vuole. Eh, vabbè, proviamo a capire. Lasciata la live. Sei contenta? Ma no, questa è un'immagine. Mi sto sentendo male. Mario, io ho il guanto dell'infinito. Partiamo da questo presupposto. A livello di potenza qua dentro sono più forte io. Casomai se mi becchi per strada e tu hai una pistola sei più forte te. Non lo sei. Vabbè, vabbè, tu continua con. Il tuo... ecco, non dire menzogne. Allora mi presento io con la pistola. Il popolo è più forte. Senti sti suoni? È perché sono io. Non si sentono i suoni. Ok. Meglio, meglio allora che non li sentite, perché allora non vuol dire che non siete al mio livello. Non siete al mio livello se non sentite i suoni. Evolvetevi se ci riuscite. Infatti sono superiore. No ma sta stanza sta è enorme Ma che yeah. è? Duffmans Eh Snarfmans Trapper non so cosa c'ha in questi giorni Che devi di sburro ogni 2x3 Non seguo le bambine Anzi, questa è proprio da Querela, cioè, sappilo, sappilo, ti... sappilo, via. Super Joffy, è eh, una content creator. Cioè, potere al popolo e poi eliminiamo il popolo. Ma che è sta storia? Ciao Fili, come va? Nuovo mod, esatto. Eh, ma che è, una Battle Royale? Io sto andando a caso, però penso che fra poco andiamo sul Just Chatting. Facciamo una roba. Uh, Alexa... 25 Minutos, 25 minuti, a partire da ora, Perfetto. No, qua sono in, tornato indietro, tutto bene tu. Eccolo, il Tyler Darden italiano, Ermario. Perché ho scritto questo, un verso della Bibbia. Una porta. Credo il fatto che hai fatto letteralmente un copypasta. No, mi sta ingannando. Uh, trapper no è sempre peggio, cioè qua più andiamo avanti peggio è. Solo porte, ma che è okay, il video di Keiso che sta girando. Qua. Ben, 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 ben. che sta di gioco? andiamo di qua eh. oddio, lì c'è proprio l'oscurità eterna Una ciambella andiamo di qua. Non ci sono più rumori. Oh. Ah siamo in Florida! Oh, gabinetto HD. anche nei tanti, posto. Vabbè, ma tanto qua è, è, è il meme, è il meme. Cosa devo fare? Aspetta. Posso uscire? Cosa devo fare? Qui è più una giungla Buckley. Devi fare Alte F4! Eh via, via! Fanculo! Ho fatto giumpata la sedia. La cagasbura. Scusate, devo riprodurre quest'audio. sono scurenziato e cagato e pisciato e sgurato e smegmato nei pantaloni a sai cosa sai come avere un'esperienza del gioco più realistica devi praticamente tirare una testata al monitor fidati, faccina sorridente a posto eccola eccola Deux cringino eh, un po' cringino cosa devo fare? devo attendere mentre sento rumori spaziali? tu cringe! Eh, via via! <ride> peta ruttando! <ride> Esatto. Non so se devo guardare questo quadrato. È molto interessante, devo essere sincero. È nero come la mia anima. Vai via. Provate a chiudere gli occhi e sentire questi rumori. Vivete questa esperienza. Ok, bravi. No, c'è qualcosa che devo fare. E che non sto facendo. Non capisco. Ma chi pensi di essere per dirmi di chiudere gli occhi? Una persona. C'è cioè, chiudere gli occhi? Non sto capendo... sono a un tanto così di, fa... di far fare il volo questo gioco però posso dire che è interessante cioè a me le stava piacendo più che altro incuriosito a me no ok niente basta Ass c'è da picappare gli item. Non l'abbiamo mai fatto. Vabbè. Uh, salve, dash. Vai, famo just, cha just chatting. Bravi che rispettate il meme. Voi siete rimasti gli unici. Ma cosa sto scrivendo? Fammi un just chatting così. Facciamo il cassiere. Allora, il cassiere quindi il mitico. Uh, supermarket simulator. Lo facciamo venerdì, venerdì giochiamo a supermarket simulator. Non credo ci sia mai stata trapper. Inutile che giri con queste false informazioni. Ma vai su The Finals! È bello, mi piace, ci gioco, bello, 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 mi piace, mi piace, mi piace. Basta, The Finals. Uh, sai che Stepney ti ha ricopiato il content? Vabbè, non penso che sono stato il primo ad aver, aver portato Supermarket Simulator. Quindi, cioè, se portato, probabilmente gli piace, quindi dai. Non credo che, so, ripeto, non credo sono stato il primo perché, anzi, soprattutto per quanto riguarda i giochi, fare queste cose secondo me. lascia il tempo che trova. Per me, sei stato il primo. Vabbè, sei forse il primo che hai visto che giocavo quel gioco. Vai, dai, parla con un muro. Bene. La musica, ma come la musica? Aspetta, non c'è ne nessuna Io non ho messo nessuna musica. Da dove mi stai guardando, Nathaniel? Telefono o PC, spero sempre nel PC. Ma Yuri, quindi che dice? Eh, andiamo a vedere, ragazzi. Telefono OK, sotto, se te metti il telefono in verticale. Intanto, uh, Seuco si starà, si starà ridendo con la panza di fuori. Uh, praticamente, metti il telefono in verticale. Ci dovrebbero essere subito sotto la mia live. C'è cioè tipo una sezione chat, dei riquadrini oppure un riquadro con scritto tipo più uno. Clicca quello e devi trovare il riquadrino chiamato uh, appunto. Uh, Stream Avatar. Scusami, mi fa ridere Deux perché si sta avverando il Daphman Slender. Via. Ma uh, ce la smettiamo di girare con queste informazioni. Devi essere abbonato. Non è vero, non è vero. Attenzione, ma da quando Yuri parla in francese? No, regà. Vi ricordate l'ultima volta? È Gin, è Gin. È Gin. Esatto, è Gin. Io perché Yuri ho ricontrollato un attimo la chat sopra. Ha vinto la causa. Madonna, l'ultima volta è stata a dicembre del 2023. Gian. Lo chiamo Gin. Allora, dirò, sono contento per te. Jesus, Eure... No, ragazzi, mi dispiace, il francese non è per me. Gin, no, lo chiamo Gin, basta. No, no, non traduci niente, basta. Così. Resident Evil sarebbe figo perché... Ahimè... Io di Resident Evil ho se sempre sentito parlare. Quindi, quindi... Vorrei provare i primi remake. Perché portare qua in live i, ve i vecchi giochi non credo... Uh, niente. O Paper Please l'avevo giocato una volta. Però... Ecco... Dai. Ciao Kinny, buona giornata per domani. Buonanotte, buona giornata per domani. Grazie per la compagnia. E per la clip. <ride> Buonanotte. E Paper Please, in realtà non l'abbiamo più continuato. Bisognerà procedere. Intanto io devo salvare Alle dade ed Eux perché hanno perso il, la il, il ruolo da Modder. Mingi, ma che gioco è? No. Sto guardando un attimo il gioco che mi ha mandato. Lo metto un attimo nella lista dei desideri. No, ma che è quel mostro? Ragazzi, qui, merda, tanta merda, eh. Qua, tanta merda. Tanta merda. Per il momento no, Trapper. I mod bannati, i mod, i mod un attimo si sono fatti 10 minuti di pura vacanza. Buonasera, Enzo. Come sta? Enzo, ma ho una domanda. Ma ho una domanda. È da un pezzo che non vedo. Ma Clodus non fa più live? No, cazzo, non lo sapevo. Ma... Ha, ha detto il perché o robe così? Mi dispiace. Io adesso, ahimè, ho fatto lo stronzo, devo ammetterlo, che non, non l'ho più sentito in questi giorni, o comunque questi, in queste settimane. Ah, adesso dopo te ne parlo, Mario. Dove te ne parlo? Don't Escape. Io Deux... Se te salterai di gioi. io ho preso Frambo. Don't Escape Trilogy. Ah, eh, quelli... Quelli prima o poi li prendo. Oney, The World Beyond... Madonna ragazzi, ma io questi qua non li conosco. Non conosco cos'è questo gioco. Cos'è un survival? Spero di no, perché poi survival mi devono prendere. Ok, io lo scriverò. Gli scriverò. Gli scriverò. Spero che comunque non siano problemi personali. C'è da dire questo adesso prima di rispondere un attimo. C'è una trilogia, pare Deux. Uh, molto spesso, uh, adesso non voglio parlare per conto di Clodush perché uno non so le sue, le sue cose. Ok, è perché alla fine le live prendono tempo. Prendono tempo è comunque una cosa che prende tempo. E sicuramente però sei ritrovato a fare una scelta adesso io gli scriverò e... giusto perché non lo vedevo più e quindi visto che comunque tu Enzo passi spesso adesso però gli scrivo sì 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 allora eh, c'è una intervista ahimè io credo che non ci sia più questa intervista online perché io non l'ho mai scaricata eh, vediamo un po' epic salvo Daphne io però non, non riesco a vederla questa intervista mi dispiace. No, non c'è più. Ha, ha cancellato tutto. Ok, adesso vi racconto questa roba. Infatti, non c'è più niente. Non c'è più niente nel suo account. No, ragazzi, sono proprio nel suo canale. C'è. C'è soltanto una live di tre anni fa. Live tranquilla su Eurotruck. Eh, vabbè. E vabbè, allora mi è capitato. Ve lo dico su TikTok. Epic Salvo era un'intervista così, mi, mi faceva delle domande e, e così. Mi è capitato sto, un TikTok di Epic Salvo incredibile. Il mondo è piccolo, ehm, dove praticamente tipo, mi sa che è stato lasciato dalla ragazza, dalla Pischella. E... e adesso mi sa che esce con un gruppo di ragazzi in cui va in moto. e un attimo. Mario c'è il dato pesantissimo. Eh? È ripartito letteralmente, facciamo. un Non ho Eurotrack. Il problema sai cosa è che sti giochi tipo Eurotrack. Io prima voglio comprarmi un volante nel Prime. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ora Mario non è che non sei più nel Prime, è soltanto che tu ormai sei l'anziano e via. Vai, C'è il tuo nuovo Prime, sei l'anziano che guarda la, le nuove generazioni. Tutto qua. E eh, via, che fatto. E vabbè, eh, vabbè. Ecco, posso dire, ecco, me ne approfitto secondo me. Anni fa non ero nel Prime, ve la butto così. Cioè, per me due anni fa non ero nel Prime. Secondo me il Prime o deve arrivare o c'è stato. Tipo l'anno scorso. Secondo me nell'Amazon Prime esatto, avevo una camera da 144 HP real. Però, se Prime tu me lo dici perché la cioè avevo quella qualità. Secondo me... Snee, cioè nel senso... Ok, cioè il microfono che gracchiava. Webcam uh, del paleolitico. E... Eh, lo so. Eh, lo so. O comunque, piano piano, è arrivata gente. Però, sì. Diciamo Prime, però... Cioè, te lo reputo un Prime, però... È più un prime ti direi personale condiviso tra due persone. Tutto qua. Io almeno io lo vedo così il prime. Cioè che il prime, casomai è tipo quell'era d'oro. Un bel prime. Dopo dici. Giù. Eh, quello spaccava. Quello spaccava. Per me, io ripeto. Secondo me il Prime o sta arrivando. O caso, cioè, diciamo così, una seconda era del Prime. Chiamiamolo così. Anche se secondo me. Chiamiamolo così. La Golden Era. Zaino Tracolla. Grazie mille per il follow. Adesso, però. Più che altro, non vorrei che sia. Uh, la nostalgia a condizionare questa roba. Buonasera, Zaino. Come sta? Spero tutto bene. È però più. Ok, ok. Eh vabbè, quello i fascini. Più che altro... Oh, vabbè, ci sta, ci sta. Prima postazione. Oggi puoi diventare un Super Cell Creator. Il problema è che non porto giochi Supercell quindi non credo come possa diventare un Super Cell Creator. Ci sta, ci sta. Scusate, ma mi fate togliere questa roba. Ok. No, regà, Gin mi ha scritto ancora. Cosa mi ha scritto? Mi ma ha mandato un cuoricino. O si è innamorato di me? Vediamo un po'. Certo, occhio che però se mandi link, ahimè, Twitch ti distrugge il messaggio. Potrebbe prestarmi una somma di denaro che devo donare? Bro, è appena iniziata la, la saga di Gin, eccolo. Non si dice Gin, devi mettere un'altra vocale. Un'altra consonante vocale. Bla 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 bla. Eh no, no, Buckley, hai, visto, hai sentito bene, Madonna. Ma lì Mario è incazzato duro. stream la chat. Aspetta! Eh? Alexa, stop! Ma sei maschio o femmina? Penso che la voce possa confermare che sono femmina. Allora. Eccoci qui, esatto. Allora lui mi ha detto con questo qua, ordenador Buckley. Mi ha appena scritto con questo: potrebbe prestarmi una somma di denaro che devo donare? Quanto ti serve? Vediamo un po'. Ragazzi, qua si fa la storia. Vediamo un po'. Adesso si attende la risposta, ragazzi. Facciamo così: quando mi risponde, vi rimetto la chat. E. Ah, beh, ci sta, ci sta. Io adesso non so quanto lo vuoi il tappetino, robe così, però io sono uno che prima ce l'aveva lunghissimo e devo essere sincero, dopo un po' mi ci sono trovato scomodo, più che altro perché ormai con questo tavolo non è solo per giocarci, ma per lavorarci. Quindi mi serviva anche spazio per scrivere robe così o fare bozzette. E quindi io mi sono preso questo qua della SteelSeries. Un mousepad carino, mi piace. Io non ne ho. Oh, Avrà uno e tanti che fa così. Viva la criminalità organizzata! Mi piace, bello. Ecco posto il tappetino trapper. Te, tanto basta che dici quelle due cazzate. Dici. Via, yeah. ah, buonasera. Twister, dopo tre ore di installazione e em mazzi vari ho installato Zelda su PC attenzione minchia fuori sta tirando un mento di dio spero che domani non, non ci sia un casino ma come ti si è il pc? ti è crashato? oppure tipo eri col portatile c'ho il content sentiamo ci sta 800, ci sta, ci sta. Allora lui mi ha detto, Frambo allora io adesso vorrei togliermi dai piedi, Life is Strange, GTA V, Undertale e casomai ci ficco Frambo Però ho paura che sarà d'estate. Vediamo. È crashato. Come è, com è crashato? Ma non c'hai gli autosalvataggi Zelda? Novembre allora. Ma come novembre allora? Ragazzi. No, l'ha cancellato. L'ha cancellato. No, io l'ho salvato. L'ho salvato. Regà, ha scritto rispondeme. Non ci crede. È lui. Circa 320 è tornato è tornato vai è tornato vamos vamos adesso mi, ci scarichiamo 300 euro ragazzi ah, è tornato allora eh, 200 euro Poi 100 euro e poi 10 euro. penso l'accetto il WBM ok e stiamo facendo il versamento eh? 100 euro 20 euro e gli ultimi Buonanotte Buckley Kirill rosso, vabbè, non ti piace più trapper di legno? Your lie. Your lie in April. Ah! Eh, figo. Io non ci ho mai giocato però questo gioco. 240 Hz. Io devo prendermi un nuovo PC, un nuovo schermo. No, è un anime! Ah! Perfetto, ci ho capito tutto dalla vita <ride> Buonanotte però Twister Io adesso devo iniziare A guardare uno Che adesso non ricordo il nome, sta scrivendo Sta scrivendo per, Posso dire che secondo me questo non è, cioè, è, è Questo è francese? Figlio di Deadman Ma come ti si può cambiare nome? Cazzo, è vero, sono un coglione. Avevo letto 330. Vabbè, gli ho dato 10 euro in più. Via. Uh, yeah. Ah, ok, ok. Twist, è perché adesso qui abbiamo un villain del canale. Vediamo un po' cosa ci ha detto, regà. Grazie al nostro traduttore. Uh, vuoi fare la fine del, del tuo ragazzo se continui così? In che senso? Il mio ragazzo? Vabbè. No, il traduttore mi ha detto così. Vuoi fare la. Se no, cosa ha scritto? Di il traduttore mi dice il ragazzo, vabbè, niente, ragazzi, studio francese io, mi piace, è eh, così tanto. Eh, ragazzo, sto con Yuri, no, è canonico quello che ho letto io, Deus, quindi Yuri, Daffman x Yuri, dai Cree, non urlare che devo dormire, vabbè, buonanotte cucciolo, cioè, metti delle copertine, spegni la luce, via, via, buonanotte, ah oh. Posto. This Yuri. Attenzione, qua tocca capire. Tocca capire. Yuri è mio padre. Tiriamo fuori questo, questo plot twist. Vediamo un po'. Aspetta, vi alzo la chat che se no ce la c'è. Eh, che cazzo sto a dire? Vabbè, raga, confondiamolo un po'. Viva la vita. Viva la vita, tanto ma davvero sapete cosa è che secondo me comunque e ehm... eh, torna indietro Secondo me, uh, Yuri sta usando un, uh, un traduttore pure lui, quindi secondo me non ci stiamo proprio capendo un cazzo. Eccolo, mi ha dato pure dell'idiota. Oh, grande. <ride> un altro, un altro che mi insulta. No, Yuri, Yuri non è tuo padre. Io sono Yuri, idiota! Ma allora stai mentendo. <ride> Ma allora mi hai... Mentito. <ride> no ragazzi, ho capito che stasera è una serata leggendaria. Cioè, lui mi ha detto io sono Jean bla bla bla, ed è Yuri. No ragazzi, io, io mi incazzo, io mi incazzo se al Duffman Fest non, vi non vince Yuri come miglior villain. Io mi incazzo. Partiamo da questo presupposto. Vediamo, vediamo un po', eh! Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', regà, adesso aspettiamo aspettiamo la, la risposta. Aspettiamo la risposta però potenzialmente questa sera alto livello, eh. Ora vediamo un po' gli sviluppi di questa serata, eccola là. Cioè, ma adesso ha cambiato lingua. Ma ragazzi, si è messo lì portoghese, cos'è? Portoghese. Eh Italiano mi ha detto smettila, idiota. Mi devi dei soldi per l'intervista, France, Francesca è la, è la season 2 è la season 2. Tu mi hai detto. Tu mi stai mentendo. Io ti denuncio. denunciar te sì biologicamente portoghese cioè no portoghese sarà del Brasile allora è così o del Portogallo no no twister è il meme lui cambia lingua perché lui grande criminale eh, devo fare una roba voglio vedere se mi funziona camera hub Ok, eh, ragazzi vi disattivo un attimo la webcam. Ma mi serve per una roba. Ok, ok, allora mi servirà per una cosa. Ora attendiamo la risposta del signore Iuri. Eh sì, capiamo. Sì, sì, sì. Ma si spente le cuffie? E tanto non stiamo registrando nessun suono. Un secondo, eh? Mi serve per una roba. Io spero che non vi abbia. Vabbè, se mi scrive è bomba. Ok. Allora mi ha scritto questo. Ve lo traduco. Stupido, perché devi rendere le cose difficili? Gli altri miei amori mi hanno dato dei soldi su due piedi. Tu hai una mente. Yuri, ma cosa stai dicendo? Sentiamo, sentiamo. Tu hai una mente. Lo sapevo. Stai registrando di nuovo la nostra conversazione privata. Avrai un buon compenso. E io vi mando questa immagine, va. <ride> Yuri è qui. Yuri è qui. Hola, Yuri. Hola, Yuri. Peccate questo. <ride> Davevo un dinero o fico come a tua casa. <ride> e via e via allora vediamo Ok, uh, non è vero. Gli spona. Dopo, dopo. Ok, vediamo un po'. Devo dire che la sua bellezza compensa il suo carattere. Arriviamo al punto. Sentiamo un po'... Va. cazzo ma c'era Gunne, scusami Gunne pardon, buonasera Gunne, scusami stiamo fightando uno dall'altra parte del mondo quindi scusami come stai? spero tutto bene dai forza bro come on come on rispondi oh, oh mi ha sentito eh Deve venire subito al mio colloquio. Pagherò le autorità. Scusami. Qui ragazzi, ahimè, bisogna diventare aggressivi. Non lo fate nella vostra esistenza. Non lo fate. Perché qua è un fight. Io, io ho scritto, scusami. Fammi un bocchino. <ride> Mas de me un bocchino. <ride> ok. Eh? <ride> oh? <ride> <ride> Letteralmente... <ride> All? Non l'ho sentito, devo Oh, oh, oh... Pagami... Uh, um, ancora... Rivoglio... Ancora... Ancora mi devi i soldi, mi scrivo. Mi devi i soldi. Yuri? Vediamo un po'. Co non sto seguendo, perché mi state paragonando a Socrate? Santa merda. <ride> è incazzato, eh? Ma è incazzato. Che quantità di dinero! Due euro. Due pesos. Come siamo arrivati a parlare di trombami il culo, no grazie, allora perché dici di essere di quel gender? Non c'ha senso, ognuno ha eh, gusti, comunque penso che se, vuola, se vuole Deux fare un rapporto intimo, lo vuole fare sicuramente con un partner che si trova in intimità, Due Pesos, Ed è ormai, ormai la butta a sorridere, ragazzi. iuri e via. Ma che sei, Mario? Ma che sei diventato, Giuseppe Simone? Che sono carino e tu mi rifiuti senza manco vedermi così. Buh, letteralmente. Diventato, diventato Giuseppe Simone. Buh. Dammi, dai Deux, dammi, dammi un chilo di vagina. <ride> così. Dottore, neanche... Neanche.. Neanche un chilo di vagina. Dopo, quando deve indicare davanti alla webcam, così. Troia! Troia! Troia. <ride> Ehi, a posto. Avvocato. Quindi che facciamo? Dai, Yuri, Yuri che eh, okay, un attimo scusate è che. Perché... Why are we still here just to suffer. Perché c'era un. Every night. Un rapporto. un'amicizia. Scusate che. Perché... No. Non era questa? Non era questa. Mi serve l'instrumental. No, rovinata tutta. Niente, non si può fare più. Sad violin. Eh, ma io volevo quella di... Just... Uh, why... Vabbè. Questa... Allora no. È che... Allora raga, io non mi aspettavo un rifiuto del genere. Letteralmente... Stiamo parlando di un rapporto, no? Un rapporto che è nato a caso in una partita di Ezzi. Il 22 luglio mi scrive, spacciandosi come editor grafico. Io gli chiedo di editarmi questa foto. E lui mi aggiunge Mock dafma. <ride> È da lì che inizia questa storia. Fermi. 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 Fermi, fermi, fermi. Fermi, 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 fermi. Fermi, 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 fermi perché questa live potrebbe entrare nella storia, eh. Questa live potrebbe entrare nella storia. Fermi, 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 fermi! Madonna, come ci si riprende? Vamos, cosa dice? Cosa dice? Quindi mi date i soldi? Risponde. È bellissimo. No, non ballo il tango. Stiamo lavorando qui. Stiamo producendo. Quanto vuoi tesoro. Pazzesco, cioè. Posso dire che in un solo minuto c'è stato un tripudio di emozioni, tristezza, delusione. Di 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 questa era indie horror, e eh, questa è una cosa incredibile. Dici. Ti dici che è uno che trolla? Per me no, per me no. Non può, non può, Francesco. Mi dispiace. Mi, mi rifiuto di credere a questa roba. Dammi... Dammi tu prima 320 euro e poi te li do. Cioè, adesso cos'è? Questo è l'effetto Conte Cenere. A posto. Dite che è l'effetto Conte Cenere. Giusto. Giusto. Tanto qua ormai regno delle cazzate, via. Now? Ma okay, che now? Che vuol dire now? No, non così. Come? Come? Sai perché? Sentiamo. Che vuol dire quell'icona di. di Yuri? Sì, lo slime di Dragon Quest. Sì, è quella che mi hai mandato. Non saprei. Sì, sì. Dai, non può essere Dario, raga. È letteralmente da, da, da luglio che praticamente mi scrive. Qualcosa da dire? Cioè, se uno è un troll che. Conti allora posso dire, secondo te ne tandi? Il fatto è questo, regà: il fatto è questo, Gin HJ, qua adesso bisogna fare la ricerca. Sta su Minecraft Italia, ok? Lui, è lui, un utente di Minecraft Italia. Sta sul server di Minecraft Italia. Questo GHJ non ha mai scritto nulla su Minecraft Italia. È questo che mi fa uh, pensare che non sia lui. Allora italiano, no, non lo so francese. Cioè, il fatto è perché dovrebbe stare su Minecraft Italia? Casomai usava la gente di... Sì, però ho capito, ci sono altre community più grosse dove puoi trovare altra gente. Per giocare... Non lo so, Francesco. Il fatto è che se vuole truffare, truffare gli italiani non ha senso. Quindi non avrebbe senso truffare la gente. Quindi, cioè a, me non, a meno che non scrivi in italiano, è finita. E il fatto è anche questo, raga, lui ha scoperto che faccio live soltanto perché nella mia descrizione avevo la, il mio nome, il mio link. Quindi... Non lo so. Si chiude così la puntata, raga. Ascolta, ne parleremo domani. Buonanotte. Io. Ragazzi, si conclude così. chiude la chat così va allora se fosse un genjutsu di uh, netandi posso dire una roba grande di, cioè netandi quanto chiunque altro perché letteralmente è un grande letteralmente è un grande ha fatto sognare tutta la chat dico solo questo quindi uh, bomba ma cos'è di trapper di legno adè ormai ha chiuso con uh, la chiacchierata oggi il nostro amico, il nostro baldo amico. Un peccato, un peccato però. Bomba, cioè deve essere giusto la chiacchierata, tanto si ruoterà sempre così. Ma domani ci parli? Che ne so, se domani mi scrive eh, ce ne parleremo. Fe. Ma bloccalo, Franci. Come allora, adesso qua parliamo di investimenti, no? di, di content. Tu fermeresti mai una macchina che produ produce content, ma non content che piace solo a me. Cioè, io penso che questo faccia ridere anche un po' voi. Tu fermeresti una roba del genere? Io ti dico anche di no, fratelli. Eh. È per questo che finché questo non si arrende io continuerò. O a meno che uh, mi rompo il cazzo io dopo Trapper. ormai ho, capi ho capito però il fatto che voglia continuare bomba con degli alleati io sono pronto ad affrontarlo io adesso giro l'immagine che servirà a voi per difendervi in caso da questi da questi qua da questi da questo caso Yuri sarà un altro villain, forse il leggendario villain che serviva a questo canale. Basta, um, why, eh, Sì, stavo per dire un nome, uh, il signor Bianchi, gladia, Gladiator o, 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 o così. Ma Yuri deve finire, Ma, no? Te fa ridere nei tandi. Te... Basta perché tanto te devi far fan di Anderle. Di che dici a me piace i tre finali, basta, dopo lo rigioco l'anno dopo. Eh, così. De più de Darman, poi diventa troppo, eh vabbè, ma Darman, via, ma te è la panzatura, ma te è la panzatura perché stai ridendo come un pazzo. Quindi via, Darman legge. allora Darman sarà sempre a livello superiore. Disse strizzami una chiappa, non è vero, non ha mai detto questa roba, quindi è una cazzata. Sì, vabbè, non è che se fai il copypasta lo rileggo. E, regà, bomba. Adesso Yuri ha fatto il suo comeback. Io sono contento. E... Bomba. Eh, continuiamo ad andare avanti. Cioè, adesso pure Mario. Adesso, dai, tanto qua, il meme. Sì, bravi. Oh, eh, niente signori, la serata penso che fra poco arriverà al suo alto potenziale, cioè chiudere la live, però vedi ci ha regalato un po' di content su, rid su cui ridere, abbiamo riso su questo qui che è da luglio che chiede soldi a caso. Vabbè, ma io ho detto che mi deve fare un bocchino, cioè ne tanti non l'ha capito, cioè che gli devo dire. tanto. Lo uso anche lui il traduttore. Casomai è inglese, dai bomba! No, è vero, non capisce manco l'inglese, quindi non si sa da, da dove viene questo qui. Ma che ora andiamo? Guarda, te aspettami al McDonald's che arrivo. Si dicono che stanno chiudendo, di che mi, aspe che mi stai aspettando. Per me era napoletano, vabbè, ma forse Brasile, eh, ma capito, ma in portoghese Bocchino lo capisce. Questo mi dice, eh? Così, cioè, a meno che non volesse che io lo riscrivevo perché, capito, era il libro. Alex, grazie mille per il follow, benvenuto nel canale. Trapper, non è che se lo riscrivi lo rileggo, cioè, io appena rileggo le prime tre parole, basta, cioè, via. Go, go, era più chiaro. e Useremo Go, go la prossima volta. Grim, grazie mille per il follow. No, mi dispiace, non faccio queste cose. Ripotti, Yuri pure in chat adesso. Non credo, non credo. Comunque, Grim, grazie per il follow. Non so se l'avevo ringraziato, nel dubbio, perdono. Ma oggi sono fuori di testa ma diverso da loro <coughs> no non non credo lo farò Trapper ma intanto non capisce che, che te devo dire e poi come si chiama qua se, se riesce a trovarmi il nome scrivimi in privato apri la finestra urla e te ne, te ne rientri no mi dispiace non faccio cose per soldi allora, guarda Deux che va a cercare il copipasta Attendiamo, attendiamo. Bravo Mario, bravo. Ma hai counterato, ma imparerò. Duffman, te me leccheresti il piede sudato? Uno, no. Due, a me i miei piedini non piacciono, non mi attizzano. Tre, il tuo piede penso puzzi di cheese, quindi eviterei. No, non quello. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, bravi. E niente, raga, e niente, qua adesso bisogna postare tutto. Ragazzi, dobbiamo trovare qualcosa di meglio rispetto alle tette. Forza, possiamo creare un nuovo copypasta. Dai, coraggio, tutti insieme. Io l'ho detto. Ma nessuno mi ascolta, è eh, certo. Tanto qua bisogna fare. Mi devono trascrivere la live. O oh, nessuno batte Among Us. Eh, guarda, ti dico che forse oggi uno mi poteva, ba poteva battere Among Us. DAF, sto morendo, non credo proprio. Vero Mario, che volgarità! Sai cos'è volgare? Il fatto che tu continui a spammare quel messaggio. Mi potevano battere, sì. Adesso il prossimo messaggio di una Barbie. Io dopo, do, domani vado a risparmiare in casa, mi prendo, porto una pistola e gli sparo. Via! Mi piacciono le Barbie. No, raga, come mi fa a piacere Barbie? Che sono senza anima? Via. No, dovevi dirlo prima. Cosa dovevo dirlo prima? Che sparo alle Barbie? E lo faccio. Ecco, adesso bisogna fare la gag. Ah, ragazzi! A me piace la ragosta! Non è vero. Eh, via, via. A posto. Cioè... Ma vedete, voi siete fuori di testa, ma vi rendete conto che voi state cercando di inventare qualsiasi roba e poi ricollegarvi al discorso delle Barbie? D'Aff hanno creato una Barbie Bocchini. No, non credo hanno creato una Barbie Bocchini. Molto probabilmente, Trapper, sei finito in un sito chiamato molto spesso Sexy Shop. Ma forse, forse non ci hai fatto proprio caso che sei entrato in un Sexy Shop. Vabbè. Quello è il mondo degli adulti. Oh, chiamiamolo così. Vabbè, dai, aggiungiamo cazzate a rotella e via. Sapete cosa farà ridere quando entrerà Yuri su Discord. Su il Discord. Sexy Shop Siracusa. Real, raga. L'ho counterato. Io leggo la parte finale del messaggio e via. Easy. Vabbè, questo sai cosa potrebbe diventare un ad social? Cioè guarda guarda, guarda 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 che pezzi di merda io, io snappo eh Io snappo Sapete questo Io, io snappo eh Guarda come snappo 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 yeah. Non ci provare Deux Eh Non ci provare Eh, bravi, bravi. Continuo, continuo. Vai. Scrivi il messaggio. Ah, vedi, vedi. Eh, Mario, eh sì, sì, suca, suca. Ti revo col VIP. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Mio dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te. Infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Amen. Bro. Sì, ho letto. Oh my god. Va, va, va. Va va, farma, farma. Vai. <ride> Vai, vai. Non mi fate arrivare al livello successivo. Buonanotte Twister, tanto adesso chiudiamo. Va, va. io ve lo countero il messaggio, sappiatelo. Passerò anni. No, non ti metto mod. Ah, adesso sì. Io troverò un modo. Troverò un modo. quello Ho pianto dalle risate Dai dai, counteriamo su... Dai, scrivili nei tanti. Bravo. Dai, dai, che tanto prima o poi li bagniamo tutti. Guarda quanto continuate. Oh, ma ci prova in tutti i modi, ci prova in tutti i modi. Va vabbè raga si, si chiude così si chiude così un, un finale amaro un finale amaro raga vi saluto, buonanotte e buona giornata per domani. Ci becchiamo domani con Life is Strange. Buonanotte e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte e basta. Non ha vinto il popolo. Avete solo perso. Avete solo perso. Ciao!